Good morning guys! Oggi siamo nel video più divertente della serie dedicata a EICMA, ovvero qui ho tutta quanta la serie di domande che voi mi avete mandato tramite i miei social e gli ho chiesto ditemi cosa devo chiedere alle varie ragazze. Marta, non mi uccidere per favore, lanciamo la sigla e iniziamo con le domande scomode. Siete stati anche troppo bravi, qualcuno l'ho aggiunta io, vediamo un po' cosa viene fuori. Sai, cos'è? Ciao, sono Freddy Perram, ho 32 anni e faccio macchine del cazzo. E sei un grande! L'ha mai guidata un Harley? Quella di Jack? Quella di Jack, sì, va un po' lentina, un po' pesante. Ah, dovresti provare la mia, dovresti provare. Un giorno la proviamo. E come la sua, scarico aperto e filtro aperto. Aia, più aperto della sua. Mamma, mamma, aiuto, come fai a girare per strada? Ciao a tutti, ciao mamma, come va? Tutto bene? Perché non c'è stato il 2020, avevo una gran voglia, c'era una gran voglia di rivedere moto e di toccarle, di sederci sopra, è importante. Perché è sapore di moto, è sapore di tornare alla vita normale. Bello rivedere le moto e rivedere la gente. Quanto prendi al giorno? Triste, lo so. Ma spingi di più tu o la moto? Ma vi lubrificate anche per entrare nelle tutine, una roba così era? Sì, queste cose qui sempre. Quindi entrambi? Che mi hanno chiesto, hanno letto euro 5 e fa ma con 5 euro posso comprare pure te? La tua mamma magari. La richiesta più strana è mi dai un bacino per adesso. Ok. Mi hanno dato una lavagnetta con scritto sopra se venivi te la davo, perché voleva che facessi la foto per un suo amico. Ovviamente l'ho cacciato fuori, via da questo stand. Ah, a me è capitato stamattina. Faceva freddo, avevo la felpa allacciata fino a sotto. Che parole ha usato? Ha detto tipo, puoi spogliare la felpa. Io lo guardo e le faccio. Puoi spogliare la felpa? Ho freddo, no. Ma stai scherzando? Un ragazzo fidanzato mi ha detto consigliami un posto da andare con la mia fidanzata. Gli ho consigliato il posto, ho prenotato tutto perché io lavoro lì. Poi mi fa però stasera tu esci con me. Stasera con me, domani con la fidanzata. Ciao, oggi ho visto i tuoi splendidi piedini, sono bellissimi, vorrei accarezzarli, vorrei leccarli, ma ti fa? Un gruppo di ragazzi mi ha chiesto per fare una foto diversa dal solito se potevo farla con tutti che mi prendevano in braccio. No, non mi hai chiesto foto strane, mi cogli impreparata. Beh, quelle da dietro al culo, poi ai piedi ovviamente. Che ero seduta per i fatti miei, arriva uno da dietro e si mette addosso a me così dal nulla, senza dirmi niente. Un signore ieri si è fermato di fianco a me, dopo 2-3 secondi gli ho chiesto ma dove devo guardare? E lui mi dice da nessuna parte, sono qua da solo. No, per ora niente, solo piedi, feticisti, robe, un po' così. È stata il primo giorno che mi hanno preso e mi hanno letteralmente girata di culo davanti alla telecamera. No, a me anche, ma scusa, non è che puoi girarti e piegarti un po'? In che senso, scusa? Non mi sembra capito. Con un koala, con un peluche di koala in mano. Ah, sì, io con un unicorno. Me lo sono chiesto anch'io, perché? Ma poi cosa se ne fanno di tutta quella galleria piena di donne? Cioè, non lo voglio sapere. Spero se le tengano per ricordo. Oltre che campino e basta. Poster in camera. Poster. No, non credo. Non voglio saperlo, sinceramente. Ho paura. Dipende dal range di età. Non più. L'Italia sta diventando sempre più povera, ragazzi, mi dispiace. Sì, dai. Sì. Ok. Sì, abbastanza. Sì, è una delle fiere più pagate. Se no, non saremmo qua, ve lo assicuro. Devo iniziare allora. Perché nella storia il binomio moto e ragazze è sempre funzionato bene. Perché sono appassionate di moto, di motori. Ok, la prendiamo vera. Le tette. A voglia, sì. Parecchio, Le tette. Io ho detto no. Allora il culo, è come se cambiasse qualcosa. Cambierà. Davvero? Sì. Fin dove si sono spinti? Fino massimo fianco basso. Te la dico una carina. Vai, una carina ci sta. Un bimbo di 7 anni
che mi dice: sei bellissima, mi vuoi sposare? Ho detto di sì, ovviamente. Brava, brava. Ho detto di sì. Mi hanno fatto un sacco di complimenti per gli occhi. Hai il sorriso più bello di tutta Eikma. Perfetto. Frase bella non mi viene in mente. Non è un buon segno. Sei per caso un angelo? Oppure sei tu la luce che illumina questo stand? Oh, che romanticismo! Romanticismo assoluto. E che ne so? Finiscila. Donne e motori? Gioia e dolori. Gioia e dolori. Che dovete essere un po' più educati con le ragazze, che tanto non ve la danno, anche se fate le proposte e anche se non le fate. Quindi un bacio, vecchietti. Non lo so, non saprei cosa dirgli se non andare a fanculo. Viva la sincerità. Uomini più galanti, più uomini galanti, più spritz e meno rose. Ragazzi, aggiornatevi, basta. Basta, esatto. Inventatevi nuovi commenti, nuovi complimenti, esatto. Basta, impegnatevi. Per il prossimo anno impegnatevi. Esatto, ci vediamo l'anno prossimo allora.